Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. No, se non riusciamo a focalizzare quali sono i veri problemi, continueremo a parlarne senza risolverli. Per cui se si parla, dicevo prima, di caporalato, però poi non si parla di come risolvere il problema delle persone che sono assoggettate al caporalato perché sono in una situazione di debolezza in quanto hanno permesso di soggiorno, non avremo mai risolto nulla, perché sarà sempre chi si farà sfruttare perché ha un'altra alternativa per lavorare. Quindi dipende da noi. Dipende da noi, se non li regolarizziamo saranno sempre soggetti ai caporali. Grazie. Signori, benvenuti alla a questo secondo incontro. Che lo spirito possa essere quello di una vetrina, di un momento di appariscenza, mentre invece qualcosa di connaturato a dei valori che riteniamo di condividere e di voler esaltare. Sì, ma grazie in particolare a Mario perché mi ha consentito di stare qui per due ragioni. Prima di tutto perché, lo devo dire, non mi fa onore, lo dico quasi in come una confessione. Da Lecce è difficile, diciamo così, raggiungere Andrano se non in momenti di libertà, perché altrimenti il polo dell'attività lavorativa è Lecce, mentre ho scoperto un luogo bellissimo, questo contenitore, il castello, è veramente una struttura, veramente un gioiello della comunità. Abbiamo un valore aggiunto importantissimo. Importantissimo perché ci si aiuta tutti insieme a far comprendere ai ragazzi che stanno nei progetti cosa significa accoglienza, cosa significa stare in Italia. I ragazzi che stanno nei progetti CAS solitamente sono persone che non provengono da zone di guerra, per cui per la commissione che deve valutare sono persone che vengono per lo più diniegate. Perché la logica è questa: non importa che tu stia venendo perché nel tuo paese stai morendo di fame, non morivi per colpa di un proiettile, morivi uguale, ma chi se ne frega, quindi io ti do. Andrea, mentre si occupava della cinellatura dell'uva, nessuno ha detto niente. Se non ci fosse stata la CGIL ad intervenire per evidenziare l'episodio, per fare di questo episodio un caso, che poi ha un impegno che ha portato i suoi frutti, perché due settimane fa gli autori di questo omicidio sono stati catturati, noi non ne avremmo saputo niente. Sarebbe stata una morte per cause naturali. Io parlo 50, ma 40. Ma 30? No, io pago 5 euro sulla carta, ovviamente, 5 euro alla cassa dei pomodori, 15 euro per la giornata intera dei meloni, ma quando facciamo i conti di queste giornate, poi il caporale vuole 5 euro per portarli sui campi e quindi questi 5 euro devono essere decurtati. Vuole 2,50 euro per ogni bottiglietta d'acqua, ma non la bottiglietta d'acqua chiusa e diciamo sicuramente non contaminata. Una bottiglietta d'acqua che riempie dai pozzi che trova sulle campagne, 2,50 euro. E se io mi sento male sui campi perché ci sono 42-43 gradi al sole e sto lavorando da 7-8 ore, e chiedo di poter essere portato in ospedale riaccompagnato, non accade perché si deve pagare anche quello. In casa, prima ancora insomma di rispondere alla domanda di Giuseppe, io ringrazio gli amministratori che mostrano sempre particolare sensibilità rispetto a questi temi, che purtroppo noi come organizzazione sindacale siamo costretti, tra virgolette, a vivere quotidianamente. Prima ancora appunto di rispondere a Giuseppe, io vorrei un attimo fare un inciso rispetto al caporalato.
Vorrei contestualizzarlo, cercare di dargli una dimensione spazio-temporale. Viola Messa lo ha detto in diverse volte, il caporalato nella provincia di Lecce si colloca in uno spazio ben identificato, che è al nord-est della provincia di Lecce, soprattutto nel comune di Nardò, ma non solo, anche nei comuni limitrofi, Leverano, Copertino, Galatina, si sta anche spostando adesso nel nord salentino. E non è un caso. Ed è stato bello prima sentire, credo che sia stato interessante per tutti voi, per gli addetti ai lavori, per i rappresentanti delle forze dell'ordine, sia stato interessante vivere da dentro l'esperienza che Viola Messa ha raccontato nella causa che lei sta seguendo sul caporalato, non tanto sotto il profilo del diritto, quanto sotto il profilo emotivo. Erano cariche le parole di Viola Messa nel momento in cui raccontava, quasi ci immaginavamo dentro l'aula di udienza a che fare con quelle difese che dicono che i ragazzi andavano e vanno da soli a lavorare. In effetti Viola aveva fatto un accenno importante. Se questa legge ci fosse stata quando